pomeriggio, siamo alla quinta giornata di Open Air Art, sono quasi concluse le residenze artistiche che sono state e sono ancora il cuore del nostro evento. Ancora ne manca una all'appello, quella di Piazza Santa Maria, che sarà completata domani. Intanto oggi abbiamo l'incontro con due artiste delle nostre residenze, che sono Ambra Grassi, che ci ha raggiunto da Gorizia, se non sbaglio. Da Lecce, Simona Ponzu, originaria siciliana, però è di Lamezia, Alessandra Carloni, che non fa parte delle residenze, ma è stata l'autrice dello splendido murales che abbiamo fatto alla scuola Manzoni, poi ne parleremo approfonditamente, e c'è Luciana Micucci, che è dell'associazione Centiforme, che oggi e domani hanno fatto e faranno uno spettacolo di molto bello, molto suggestivo e molto delicato per i bambini all'interno delle scuole, purtroppo all'interno delle scuole, perché ovviamente per problemi ben noti, logistici, siamo dovuti stare all'interno degli eventi. Allora passo subito la parola, intanto vi passo davanti ad Ambra. Ambra ha realizzato per le nostre residenze un affresco bellissimo di 2 metri per 3, che sarà esposto a breve, penso già prossima settimana, dovrebbe essere esposto all'interno del chiostro, del caffè letterario qua al San Domenico. Sono molto ansioso di esporlo, perché voglio che prima possibile tutti possano vedere il lavoro di Ambra, è venuto veramente qualcosa di notevole. Però lascio la parola a lei, così ci può parlare del suo progetto. Intanto preciso che non è un affresco ma un dipinto sulla tela, tranquillo. Niente, io ho voluto lavorare sul tema di questa residenza, che è appunto l'utopia. Il titolo del lavoro è Non luogo chiamato libertà. Non luogo perché, diciamo, l'etimologia della parola utopia, unon, logos, luogo, quindi una città che non esiste, è un concetto che molte volte viene romanzato, ma che in realtà non c'è per me, perché già avendo un'identità non siamo liberi. Poi sono del parere che le cose che si creano non vanno spiegate, quindi aspetto che voi possiate usufruirne, vederlo e trovare il significato che ognuno più vuole, il senso, sì, se c'è un senso a quello che facciamo, chi può dirlo, anche questo, ognuno è libero di fare quello che si vuole, quindi spendo poche parole e credo di aver detto tutto quello che avevo da dire riguardo al mio lavoro. Io ricordo che è stata installata 2 giorni fa a Piazza Mercato Vecchio, nella Vasca, un'installazione di Pierluigi Criserà, che purtroppo per motivi di lavoro non può essere presente oggi pomeriggio. Comunque l'opera resterà a Piazza Mercato Vecchio, eventualmente poi, quando sarà ripristinata la fontana, forse sarà spostata in biblioteca, comunque resterà sempre esposta. Una cosa che sarà sempre esposta per forza di cose, perché per la sua natura, è invece l'opera di Simona Ponzu Donato. Allora, ho voluto realizzare questo murales un po', diciamo, di una ventina di metri, via Fusco, e ho riqualificato quest'area e ho creato questo murales con un tema a me molto caro, perché sono un attivista, insomma, e il tema è la lotta alla 'ndrangheta. Sono raffigurate delle persone che sono state uccise alla 'ndrangheta. E una a Cetraro, l'ex sindaco di Cetraro, Giovanni Losardo, e Giuseppe Valarioti, tra l'altro oggi è l'anniversario del suo omicidio a Rosarno, fu ucciso, e 2 persone che sono state uccise qui a Lamezia, Tramonte e Cristiano. Questo omicidio fu un omicidio particolare, perché loro si stavano semplicemente recando sul posto di lavoro e dopo questo omicidio nacque la multiservizi. Insomma, faceva quasi capire che non si doveva trattare l'argomento spazzatura, che non doveva essere una cosa pubblica. E poi ho voluto rappresentare Gramsci con un testo, Odio gli indifferenti, perché volevo un po' parlare del problema, quindi dell'andrangheta, ma anche della soluzione.
è la soluzione, è non essere indifferenti, ma anche insomma approfondire. In quel testo ci sono tanti spunti su essere presenti nella vita di tutti i giorni, di essere cittadini, essere attivi e interessarsi. Perché la cosa pubblica è un bene comune, va difeso. Ecco, penso che non c'è da altro da aggiungere. Grazie Simona. Abbiamo voluto fare le cose in grande perché l'opera di Ambra di 3 metri per 2, l'opera di Simona di 10 metri, 20 metri, meglio. Preciso che l'opera di Simona sarà inaugurata ufficialmente domenica mattina. All'interno Open Air si gemella con un'altra manifestazione, con Ricomincio da te, una manifestazione di Costa Nostra. Abbiamo riqualificato contemporaneamente, mentre abbiamo creato queste opere, abbiamo riqualificato alcuni luoghi di Ramese Terme, quindi domenica mattina alle 10 inaugureremo ufficialmente l'opera di Simona. L'altra opera enorme, gigantesca, sarà inaugurata invece domani mattina alla scuola, all'Istituto Manzoni, l'opera di Alessandra Carloni, che è stata con noi anche grazie al contributo dell'associazione Rublanum. Prego Alessandra. Ok, grazie a tutti innanzitutto all'evento Open Air Art, perché io ho un problema con la memoria, quindi non mi ricordo bene tutto. E a Guglia Urbana, insomma, per avermi invitato a questo evento. Vi presento brevemente: io mi occupo proprio di pittura e arte urbana da un po' di anni a questa parte, e vengo da Roma, credo che si senta. E in questo caso ho lavorato su una scuola, quindi diciamo era d'obbligo comunque legarmi al tema della cultura. Diciamo, non ho trattato proprio tematiche così impegnative perché insomma da una parte non mi appartengono, poi era un contesto diverso, ma poi ognuno si lega, no? Non per quello. Il mio linguaggio è onirico, cioè racconto il sogno, la visione onirica che mi appartiene, non so neanche per quale motivo, però fa parte del mio linguaggio, e in questo caso l'ho voluta rappresentare in una scuola, in una visione un po' surreale. C'è questo personaggio dentro una valigia che in realtà è una sorta di strumento di viaggio, perché è un'elica, si innalza, cioè comincia a volare, e questo personaggio dentro la valigia ha tra le mani un libro che poi è una sorta di pop-up da cui escono tutta una serie di elementi immaginifici legati al sogno, alla visione appunto, per raccontare proprio come la cultura sia una forma di elevazione, o si speri insomma che diventi una forma di elevazione proprio per i ragazzi che studiano nelle scuole. Quindi è un'immagine, se vogliamo, di speranza e per il futuro sostanzialmente. Spero che insomma vi piaccia, visto che rimarrà nei prossimi anni in questo comune. Quindi grazie a tutti, grazie all'organizzazione.